è solo un veicolo. Io innanzitutto, al centro di tutto, credendo unicamente nella mia ragione come spiegazione di tutto. Fino a quando non fui assunto nell'istituto di patologia generale dove, eseguendo le autopsie, mi fece una domanda che per prima ruppe la corazza del mio ateismo. La domanda era: è possibile che solo il meccanismo del corpo produca la vita? E che se la vita si ferma per la rottura di un organo, siccome non si vede l'anima che esce, siccome non si può prenderla a volo, si deve concludere che tutto è riposto nella proprietà della materia? Commento. Davanti ad un cadavere si può pensare che dell'essere che ha vivificato quel corpo non rimanga che un oggetto di carne inanimato. Se si pensa invece che quell'oggetto è solo un veicolo che ha permesso all'essere che se n'è servito di vivere nel piano fisico, si può intuire che, abbandonato quel veicolo, l'essere continua a vivere in un altro piano di esistenza, ha spostato la sua consapevolezza in un'altra dimensione costituita di una materia più sottile della materia del piano fisico. Questa maggiore sottigliezza di materia è chiamata piano astrale.